pensive, perché poi con il narcisista dobbiamo imparare a difenderci, ovviamente, dobbiamo imparare a difenderci, dobbiamo evitare che il narcisista ci tartassi, dobbiamo evitare che il narcisista in qualche modo rovini, distrugga la nostra vita. Questo è il punto fondamentale. E quindi in realtà sono strategie difensive che dobbiamo mettere in atto. È ovvio che se voi vi fate ferire dal narcisista sono cazzi vostri, cioè se credete al narcisista e non ve lo levate dai coglioni, perché poi le persone si lamentano: ah, ma il narcisista mi dice questo, il narcisista mi dice quell'altro, cioè voi ve la prendete e quindi sono affari vostri, però, perché dovete, quando il narcisista vi attacca, dovete levarvelo dai coglioni. Se ve lo tenete e poi vi lamentate, è inutile che vi lamentate, cioè. Perché poi l'obiettivo è quello di levarselo dalle balle al narcisista. E il problema di fondo delle persone è che se lo vogliono tenere, fondamentalmente, no? Il problema di fondo è che le persone si vogliono tenere il narcisista e poi si lamentano. Si lamentano e se lo vogliono tenere. Ma io lo amo, io lo amo, ma io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo. E beh, quindi se uno si è separato, si è tolto dai coglioni, via, cioè non deve neanche più interagire, cioè il problema è che non bisogna più interagire, quando uno si separa, chiude, non deve più interagire, punto e basta, cioè purtroppo il narcisista potrà attaccare in qualche modo, ma quello che dice non conta assolutamente nulla, no? Poi in casi come questo che io leggo lì, uno deve avere le prove, non è che può dire, se no diventa calunnia e diffamazione, no? Quindi o hai le prove o te ne stai zitto, se no ti becchi pure una querela. E allora vediamo un attimino che cosa vuol dire ferire emotivamente il narcisista. Il discorso dei figli non c'entra assolutamente niente, perché si interagisce solo esclusivamente per i figli e basta. È molto semplice, non è molto complesso. Bisogna agire, interagire solo per quel motivo e basta, perché ovviamente la coppia genitoriale resiste sempre. Se uno ha fatto l'errore, ha commesso l'errore di fare dei figli con una persona narcisista, comunque in ogni caso si interagisce solo esclusivamente per quei motivi. Comunque non rispondo alle domande. Chi volesse farmi domande, pregato cortesemente di fare l'abbonamento al canale, per, diciamo, per dare pregio a chi ha l'abbonamento, ovviamente. Oppure fare una donazione. Allora, cerchiamo di capire cosa significa ferire emotivamente un narcisista. Ferire emotivamente un narcisista ha dei vantaggi perché ci permette di difenderci dal narcisista stesso. È una strategia di difesa, diciamo, ed è un modo per non essere condizionati dalla manipolazione. I narcisisti, diciamo, che devono essere. Come dire, devono essere, gli deve essere tolta la loro linfa vitale. Questo è il concetto fondamentale. Tu devi farli, tra virgolette, morire per asfissia, gli devi togliere l'aria. E qual è l'aria del narcisista? Beh, ad esempio, il sentirsi importanti, no? Il narcisista si vuole comunque sentire importante, ha un ego ipertrofico. E quindi devi attaccare le. Non è che devi fare molto, fondamentalmente. Basta non dare importanza alla loro presenza, ad esempio. Nel caso che uno dice: ma c'ho dei figli. Bene, interagisco perché hai dei figli, è un collega di lavoro, interagisco con te, ma non do importanza alla tua presenza. Come se tu fossi, diciamo, ti depersonalizzo, ti tratto come tratterei il figlio del portiere di cui non me ne frega assolutamente niente. E ci sono un sacco di. Si può comunicare col narcisista dandogli indifferenza, si può comunicare al narcisista non prendendoli in considerazione. I narcisisti traggono energia e autostima e forza dall'attenzione che ricevono dagli altri. Ignorare la loro presenza,
non dare peso alle loro parole, comportarsi come se fossero insignificanti. È estremamente frustrante per loro, è una ferita enorme al loro ego. Mantenere un atteggiamento distaccato, non reagire emotivamente alle loro provocazioni, è un modo efficace, molto efficace, per togliere loro potere, per sottrarre loro energia, per togliergli linfa vitale, per mandarli in una sorta di, come possiamo dire, per mandarli in una sorta di, per così dire, girone dantesco infernale. Tu devi mandarli nel girone dantesco infernale. Questo è quello che devi fare con il narcisista. Mandalo nel girone dantesco, mandalo dove lui non può, diciamo, non ha forza di fare nulla. E, quando un narcisista non riceve, salutiamo Roxy Rose, salutiamo Pink, quando un narcisista non riceve la reazione che desidera, inizia a sentirsi disarmato, inizia a sentirsi vulnerabile, salutiamo Rosy. La tua indifferenza è un messaggio chiaro che il loro comportamento manipolativo non ha effetto su di te, perché il narcisista vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Questo può essere particolarmente efficace perché i narcisisti dipendono dall'attenzione e dalla validazione altrui per sentirsi importanti, per sentirsi valorizzati. Senza questa fonte di nutrimento, il loro senso di superiorità può vacillare. Quindi ci sono anche dei suggerimenti che ti do a livello non verbale e verbale. Ad esempio, per, come dire, far sentire, per non dare importanza alla presenza del narcisista, e questo puoi farlo anche se il narcisista è tuo marito e c'hai 10 figli con lui. Salutiamo Cristina. Allora, le domande, come ho già detto, dovete farle o se siete abbonati al canale, fate l'abbonamento al canale, o se fate una donazione al canale. Non rispondo a persone che non sono abbonate e che non hanno, fanno, e che non fanno donazioni, perché ovviamente per dare pregio a quelli che sono abbonati e a quelli che fanno donazioni. Quindi, per, diciamo, quando un narcisista non riceve la reazione che desidera, inizia a sentirsi disarmato. Come devo fare io per non dare importanza alla loro presenza? Ma ad esempio, evitare lo sguardo diretto. Quando parlo con un narcisista, non lo guardo in faccia, non lo guardo in faccia, ma non lo guardo proprio in faccia, guardo praticamente da altre parti, con indifferenza, non lo guardo neanche in faccia, non lo guardo neanche in faccia, non lo prendo neanche in considerazione. Non lo prendo neanche in considerazione. Questo è un punto fondamentale. E non devo neanche considerarlo, non devo neanche dargli il minimo, non devo neanche dargli il minimo della considerazione. Devo assolutamente evitare lo sguardo diretto. Spesso spesso il contatto visivo con il narcisista, spesso il contatto visivo con il narcisista gli dà considerazione, perché se tu guardi una persona negli occhi, questo percepisce che comunque hai un interesse nei suoi confronti. Se invece manco lo caghi, neanche lo guardi, lui ti parla e tu guardi da altre parti, ti guardi l'orologio, dai un'occhiata al cellulare, li sbadigli in faccia, lo guardi, gli fai uno sbadiglio in faccia e te ne vai. Poi, se ti fa domande, rispondi con monosillabi, sì, no, forse. Questo, diciamo, limita le possibilità, lui non percepisce nessuna reazione emotiva. Impegnati in altre attività. Quando lui vuole interagire con te, mostrati impegnato in qualcosa di più interessante, di qualcosa di più importante. Lui ti cerca e tu dici, no, guarda, ho delle cose più importanti da fare e poi ci sentiamo in un altro momento.
E non lo carichi. No, ho altre cose da fare. Sono impegnato. Cose più importanti da fare che stare a perdere tempo con... Ecco, questa frase lo mando in bestia. Ho cose più importanti da fare che stare a perdere tempo con te. Questo è interessante. Ho cose più importanti da fare che stare a perdere tempo con te. Ovviamente devi sempre mantenere la serenità, no? Non importa quanto il narcisista cerchi di provocarti, mantieni sempre un tono di voce calmo, un tono di voce controllato, monotono, monotono, come dicono i, i piemontesi, monotono, monotono, mantieni un tono di voce monotono, calmo, controllato, non mostrare segni di frustrazione o rabbia. Devi essere fermo, come dire, nei tuoi limiti. Se il narcisista cerca di invadere, se il narcisista cerca di invadere, diciamo, questa cosa, se il narcisista cerca di invadere, tu non devi lasciargli spazio, non gli devi lasciare assolutamente spazio. Se il narcisista cerca di invadere i tuoi spazi, tu non lo prendere in considerazione. Altra cosa importante, non cercare assolutamente di sperare di cambiare. Ecco, il grave errore che fanno molte malgascione, che fate voi carampane, è quello di sperare di cambiare il narcisista. Il narcisista non cambia, è inutile che stai lì a cambiare. La tua priorità è il tuo benessere. Che cazzo te ne frega? Che cazzo te ne frega di sti coglioni? Cioè, voi pensate, siamo dacche, voi pensate a voi stessi e sbattetevene la minchia, no? Cioè, dovete fregarvene assolutamente. Pratica l'indifferenza strategica, cioè, questo riduce l'indifferenza emotiva che il narcisista ha su di te. E questo è un po' importante. È importante. Diciamo mantenere è importante mantenere le cose, come dire, mantenere un atteggiamento distaccato e non cercare la validazione di sto coglione del narcisista. Poi un'altra cosa importante è mantenere calma e indifferenza, cioè mantenere la calma. Il narcisista cercherà di provocarti. Il narcisista cercherà di, diciamo, il narcisista cercherà di provocarti, cercherà di somministrarti, diciamo, di provocare reazioni emotive, no? Perché quando il narcisista ti provoca reazioni emotive, salutiamo Vincenzo, chiavaro o non chiavaro? Chiavaro o non chiavaro? Quando il narcisista cerca di provocarti delle reazioni emotive, tu devi lasciarlo perdere, cioè non devi dargli reazioni emotive, devi essere come un Buddha nel rapporto col narcisista. Mantenere la calma e l'indifferenza. I narcisisti cercano lodi, ma tu digli: guarda, io non vengo da lodi per lodarti, io non vengo da Piacenza per piacerti, io non vengo da Spotorno per sposarti, io non vengo da Ascoli per ascoltarti, io vengo da Chiavari. E quindi i narcisisti cercano di provocare reazioni oppure, se non volete voi dire che venite da Chiavari, perché magari siete femmine, lui vi chiaverebbe pure, digli: guarda, io non vengo da Lodi per lodarti, io non vengo come si dice, da Spotorno per sposarti, io non vengo da Piacenza per piacerti, io non vengo da Ascoli per ascoltarti, ma se vuoi ti mando mio cugino che viene da Chiavari, ti mando il figlio del portiere che viene da Chiavari, ti mando Rocco che viene da Chiavari, ma se vuoi ti mando Rocco che viene da Chiavari. E quindi lascialo nel suo brodo, fondamentalmente. Oh, abbiamo il nostro Don Matteus. Ti mando Don Matteo che viene da Chiavari.
Ma eventualmente ti mando Don Matteo che viene da Chiavari. Ovviamente devi dirlo a un maschio, ovviamente, devi dirlo a un maschio. Ti mando Don Matteo che viene da Chiavari. Allora, quindi i narcisisti cercano spesso di provocare reazioni emotive, quindi tu devi avere il controllo delle emozioni. Respira, respira profondamente quando ti trovi in una situazione stressante con un narcisista. Prenditi un momento per respirare profondamente. Prenditi un momento per respirare profondamente. Questo può aiutarti a mantenere la calma, a evitare delle reazioni impulsive. Io ti suggerisco anche di dare, come dicevo prima, sempre delle risposte vaghe e neutre al narcisista, cioè veramente trattalo come se fosse un elettrodomestico rotto. Quando lui parla, digli: sì, interessante. Perché praticamente, ad esempio, questo lo utilizzano molto gli inglesi, no? Quando un inglese ti vuol dire stai dicendo una cagata, no? Tu gli racconti qualcosa, lui dice: ah, interesting, interesting. Ed è un qualcosa che potete fare anche qua in Italia, no? Uno vi parla e dice: ah, interessante, sì, interessante, interessante. Oppure capisco, interessante. Interesting, interesting, cioè uno che ti dice interesting, praticamente in Inghilterra vuol dire sta dicendo minchiate, sta dicendo puttana, non mi frega un cazzo di quello che dici, no? E quindi voi dite sì, interessante, interessante. E quindi senza aggiungere ulteriori dettagli, senza aggiungere una beata minchia, cioè ditegli sì, interessante, ma capisco, capisco, interesting, interesting, e via. E ve lo togliete dai coglioni, fondamentalmente. Non dovete dare spiegazioni. Evita assolutamente di dare spiegazioni al narcisista. Non devi dargli spiegazioni. Non devi giustificare le tue azioni. Cioè, tra l'altro, una cosa interessante che lo manda in bestia, lo ferisce. Digli una cosa e fanne un'altra. Cioè, al narcisista digli sì, ti chiamo dopo e poi non lo chiami. Dai, dai, va bene, facciamo, ci vediamo questo weekend e poi questo weekend sparisci. Ah, non ti preoccupare, lo faccio io, ti assicuro, questa cosa qua tu non te ne devi preoccupare, la faccio e poi gli fate il triplo gesto dell'ombrello e non fate una beata minchia. Non fate una beata minchia. E questo è un punto fondamentale, no? Non dagli spiegazioni, utilizza anche un linguaggio del corpo appropriato, no? Con il narcisista, utilizza un linguaggio del corpo appropriato, sempre una postura rilassata, aperta, evita gesti di nevrosi, evita gesti di chiusura, non dargli, voltagli le spalle quando gli parli. Fatti vedere distratto, se ti cerca rispondi ai messaggi di qualcun altro, insomma, sarebbe, diciamo, sarebbe un qualcosa di interessante, no? Riuscire a fare questo. Perché ferisce il narcisista? Ricordatevi che il narcisista è un depresso mancato. Pensate che bella soddisfazione. Lo mandate in depressione, lo mandate in psichiatria, magari lo rimettono anche a posto. E tra l'altro non è detto che non gli fate un favore, perché se lo mandate in psichiatria, gli fate anche un favore, fondamentalmente. Quindi, ad esempio, se lui ti critica, fai finta di niente. Ecco, quando il narcisista ti critica, tu devi entrare nel mood, è come se un ubriaco palesemente schizofrenico, fuori di testa, ti facesse delle critiche. Tu non te la prenderesti, no? Se uno è palesemente fuori di testa e ti dice hai sbagliato qua, hai sbagliato là, non è che tu te la prendi, no? Perché dici quello è fuori di testa, è palesemente schizzo, si è preso lo schizzococco. Magari ubriaco, magari questo, magari quello, manco lo prendo in considerazione. E il narcisista devi trattarlo nello stesso modo, come se, diciamo, ti parlasse uno palesemente fuori di testa, fuori di melone. Cioè, le sue critiche devono essere
Ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro. Anzi, la cosa migliore è che non ti devono neanche entrare da un orecchio. Poi la cosa che lo fa impazzire, la cosa che fa impazzire il narcisista è quando lui ti critica e tu non lo caghi e gli dici: ah sì, capisco il tuo punto di vista. Sì, capisco il tuo punto di vista. Queste frasi, quella che vi ho detto prima, interessante, interessante. Oppure, ah, capisco il tuo punto di vista, e poi non fate un cazzo. Ah, capisco il tuo punto di vista. È interessante. Ma questo dovete anche percularlo anche nella fase di love bombing. Quando lui vi fa love bombing all'inizio, no? È interessante, esatto, interessante, Don Matteo, interessante, grande Don, se non ci fossero bisognerebbe inventare, benvenuti a sti frocioni, Don Matteo, va già bene che lì nella chiesa c'è tanto frociano, com'è che ha detto il Papa? C'è tanta frociaggine lì nella vostra chiesa, Don Matteo, sei capitato male, sei capitato. Oh, salutiamo Betty Cottage, salutiamo Betty Cottage. E allora, poi un'altra cosa importante, un'altra cosa interessante è quella che dovete, diciamo, se ti fai complimenti, se il narcisista ti fai complimenti, voi non andate in brodo di giuggiole. Ma ditegli se lui quando ti fa love bombing, voi fategli un accenno, ah sì, grazie, ah sì, grazie. Come se fosse dovuto. Quando un narcisista ti fa love bombing, fate conto che vi fosse dovuto. Entrate nel mood di uno che deve pagarvi un debito. Cioè, se uno mi deve pagare un debito e mi salta il debito, non è che lo ringrazio, che cazzo vuoi? Anzi, sei tu che devi ringraziare me che a suo tempo ti ho prestato i soldi. Quando tu me le restituisci, di che cazzo ti ringrazio? Quelli erano soldi già miei, no? Cioè, entrate in questo mood, no? Immaginate di aver fatto un prestito a qualcuno e vi restituisce i soldi, ma il favore li avete fatto voi. Non è che vi fa il favore lui, non è che vi fa il favore lui a restituirvi i soldi. Cioè, è chiaro, no? Questo. Quindi, quando vi fa love bombing, voi fate conto che semplicemente vi sta restituendo qualcosa che era già vostro e quindi non ringraziatelo neanche, non ringraziatelo neanche. Vi fa un regalo per qualcosa, prendetelo come se fosse dovuto, come se fosse dovuto. Cioè, questo lo manda in palla, no? Perché il narcisista non riesce a capire, no? Il narcisista che è abituato a, diciamo, a essere ossequiato, è abituato a essere, diciamo, a essere preso in considerazione, anzi, appunto, ti chiedete gli interessi, bravo Don Matteo, gli chiedete gli interessi fondamentalmente, no? Quindi attenzione al love bombing, perché, come dice la Pink, non ci dovete cascare, no? C'è pieno di persone che fanno love bombing e di persone che ci cascano nel love bombing. Eh sì, questo è molto interessante, va usato con tutti. Oppure, guarda, anche capisco il tuo punto di vista, è bello, Betty Cottage. Quando uno ti dice qualcosa, non dici né è vero, né sono d'accordo, né non sono d'accordo. Questa è una frase che mi piace perché semplicemente capisco il tuo punto di vista. Che potrebbe voler dire che stai dicendo una minchiata o che non stai dicendo, ma io capisco il tuo punto di vista. Come puoi dire anche a uno palesemente fuori di testa, no? Capisco quello che stai dicendo, perché l'importante è che entrate nel mood che quando il narcisista vi critica, in realtà è uno fuori di testa, fuori di melone, che si è preso lo schizzococco, palesemente fuori di testa, o ubriaco, quello che è, insomma. Quindi questo è il concetto di fondo. Quindi quali sono i benefici, diciamo? Beh, che intanto riducete il potere del narcisista. Quando non reagisce emotivamente, il narcisista perde potere su di te. Perché questo, diciamo, gli fa perdere, cioè voi lo soffocate in questo modo. Gli date praticamente gli togliete l'ossigeno e il narcisista muore. Cioè, cosa vuol dire che il narcisista muore? Vuol dire che va in depressione.
Quindi la vostra vittoria, diciamo, sul narcisista è quando il narcisista si impasticca perché è depresso. Quando si impasticca perché è depresso, l'avete mandato, avete ottenuto la vostra vittoria, perché il narcisista è un... Salutiamo Maria Cristina. È fondamentalmente un depresso. E questo è il concetto di fondo. Poi mantenere la calma e dare l'indifferenza ti aiuta anche a preservare la tua energia emotiva. Cioè, io non spreco la mia energia per un coglione. Cioè, non lo sto neanche a sentire, perché se voi entrate in un dibattito col narcisista, fai questo, fai quello, tu gli stai dando energie, anche per litigare, dai energia al narcisista. Cioè, voi quando litigate con qualcuno, in realtà quel qualcuno gli state dando energie. Cioè, se io litigo con qualcuno, gli do energie. Pensate quando due si menano pure, no? Se tu ti meni con qualcuno, ma anche fisicamente, gli stai dando energie. Cioè, più litighi, più gli dai energie. Se litighi anche solo verbalmente, gli dai energie. E il narcisista, lui ci va a nozze perché di quelle energie lì si nutre. Questo è il concetto di fondo. Non ci devi litigare. Quelli che stanno a litigare con il narcisista sono coglioni perché gli stanno comunque dando energie. Gli stanno dando energie e tu non ci devi. Con la litigata si carica, brava Betty Cottage, la nostra veneziana. Don Matteo, vai a Venezia a farti fare un ritratto da Betty Cottage. Va, quando vai a Venezia, Don Matteo, vai a Campo Manin, vai a Campo Manin e vai a Campo Manin e fatti fare un ritratto da Betty Cottage con l'abito talare, che è una bravissima pittrice veneziana. Vai a Venezia, Don Matteo, fatti fare sto ritratto da Betty Cottage. Beh, se il narcisista non si impasticca, se ne sta depresso, cioè il problema, perché il narcisista, fin tanto che non è depresso, non va a farsi impasticcare, ma nel momento in cui si deprime, che entra in stato depressivo, e beh, potrebbe anche andarsi a fare impasticcare, perché nel momento in cui entra in stato depressivo, soffre allora, entra in stato di sofferenza profonda, perché il narcisista non soffre. Quando è, diciamo, non è depresso, no? Allora cazzi agli altri, castra gli altri, rompi i coglioni, ma no, per i preti no, per i preti no, Don Matteo, per i preti non si paga, per i preti non si paga. Il narcisista, quando tu lo prendi così, ti posso assicurare che va in stato depressivo, non c'è ombra di dubbio. Perché studi recenti hanno dimostrato che il narcisista è di fatto un depresso mascherato e quando tu gli togli l'ossigeno che lui ha, tende a deprimersi, tende ad andare in stato depressivo. Questo lo dicono studi recenti sulle manifestazioni del narcisista. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi il narcisista, se tu gli togli veramente il suo fabbisogno emotivo, perché se tu ci litighi, se tu fai... È solo trattandoli in questo modo che lo mandi in depressione. Secondo, diciamo, studi recenti, anche studi americani che ho letto, il narcisismo è un, diciamo, è di fatto un depresso mascherato. Anche il codipendente è un depresso mascherato. E quindi basta non dargli attenzioni. Comunque sia, a te che se si impasticca o se non ti si impasticca, quelli sono problemi suoi. Tu basta che non gli dai attenzioni. Il miglioramento del benessere personale, il miglioramento del benessere personale per te è fondamentale. Mantenere la calma e l'indifferenza ti aiuta comunque a preservare la tua energia emotiva e forse solo per questo basterebbe, cioè il fatto che tu non gli sprechi energie, che tu non ti sbatti per niente. Quindi mantenere la calma e l'indifferenza è una strategia efficace tanto per proteggersi dalle manipolazioni emotive del narcisista, perché il narcisista se non fa leva sulle manipolazioni non fa leva su niente, se non fa leva sulle manipolazioni non fa leva su niente. Sì, è vero Border, ma narcisista e codipendente sono il verso e l'inverso della stessa cosa. Poi a me che cazzo me ne frega se è narcisista o non è narcisista. Oh, io diciamo che do indifferenza in linea di principio, poi uno se vuole, vuoi partire da questo presupposto, in linea di principio ti do indifferenza, se vuoi le mie attenzioni te le devi guadagnare,
E te devi guadagnare, ma in modo certo, altrimenti ti becchi solo la mia indifferenza, punto e basta. Che cazzo me ne frega? Io riesco a vivere benissimo da solo, quindi non è che ho bisogno di persone che mi danno nutrimento, che faccio cazzi e mazzi. Quindi dare calma, mantenere la calma e dare l'indifferenza è la cosa fondamentale. Quindi non accettare assolutamente le provocazioni, no? Non accettare assolutamente le provocazioni. Ho raggiunto la pace dei sensi. Esatto, Don Matteo. Ho raggiunto la pace dei sensi. Come si dice? Se com'era la colomba e l'uccello della pace o la pace dell'uccello? La colomba e la pace e l'uccello della pace o la pace dell'uccello, caro Don Matteo? Quindi questo è un punto importante. Allora, poi altre cose che bisogna fare, quali sono? È una cosa interessante che vi suggerisco è sottolineare le loro insicurezze, perché questo qua si sgama, questo, no? Qua si sgama ed è importante. Ed è importante, questa cosa qua è importante. Ah sì, lo sai, Don Matteo, che io sto diffondendo la buona novella del Vangelo. Ti sto rubando il mestiere, Don Matteo. Alla domenica, qua su YouTube, sul canale Esoterismo e Spiritualità, sto diffondendo la buona novella del Vangelo. Ti sto togliendo lavoro, Don Matteo. Anziché venire a messa la domenica mattina. Si collegano tutti al mio canale, tutta Italia collegata al mio canale a sentire il Vangelo. Ti sto togliendo lavoro, Don Matteo. Ti ho già denunciato in Curia. Tutti vengono ad ascoltare me, Don Matteo. Nessuno viene più a sentire le vostre messe insignificanti. Tutti a sentire il mio Vangelo, la mia esposizione vera e realistica del Vangelo. Allora, quindi, anche se i narcisisti, anche mi hanno dato credito, anche se i narcisisti sembrano sicuri di sé, spesso nascondono, brava Maria Cristina, spesso nascondono profonde insicurezze. Quindi fate commenti sottili che evidenzino le loro debolezze o mancanze, senza essere esplicitamente aggressivi, però colpite nel segno. Un po' di sarcasmo è fondamentale, un po' di sarcasmo è fondamentale. Questo è un punto molto importante. Senza essere esplicitamente aggressivi, questo può colpire nel segno. Questo deve essere fatto con cautela, diciamo, ma dovete fargli qualche commento un po' acido, qualche commento un po' acido. Vi suggerisco questo, vi do alcuni suggerimenti pratici, operativi, molto utili. Prima cosa, identificate i vostri punti deboli, perché non dovete mai, diciamo. Esatto, bravo Don Matteo, in che ristorante. Non sei in grado di scegliere tu, non sai cosa ti piace, poi concludo, vabbè, per te tanto non sai distinguere un kebab da un tartufo, quindi vai dal kebabaro, va. Vai dal kebabaro, vai. E quindi è importante, diciamo, riconoscere i tuoi punti deboli perché non devi evidenziarli al narcisista, no? Il narcisista ha queste situazioni fondamentalmente. Esatto, non sai distinguere il cugino dal greco di tu, il vino del cugino. Esatto. Ma in effetti noi c'eravamo insospettiti, comunque, Don Matteo. C'eravamo insospettiti. Comunque sia, ad esempio, riconoscere i segnali delle loro insicurezze è fondamentale, perché il narcisista, dietro un'apparente arroganza o superiorità, ha dei segnali, dà dei segnali che indicano che ha dei punti deboli. Ad esempio, uno dei punti deboli è la paura dell'abbandono affettivo. Un altro punto debole, ragazzi, vi svelo una chicca inestimabile,
Un altro punto debole di quasi la totalità dei narcisisti è il giudizio degli altri. Quindi gli ho lanciato una frecciatina. Beh, certo che se vai vestita in giro così, se fosse donna, no? Se vai vestita in giro così in questo modo ti daranno tutti della troia, se è vestita un po' provocante. Se è vestita morigerata, beh, certo che ti daranno tutti della suora. Oppure se è un maschio ti daranno tutti del catramista se vai conciato così. Certo, guarda, oppure ditegli delle frasi del genere, magari se è un vostro collega, no? Ditegli, guarda, andiamo assieme alla riunione. Tu non parlare, perché se parli mi fai fare brutta figura. Parlo io, tu non parlare, che se parli mi fai fare brutta figura. Oppure se uscite con una donna o con un uomo narcisista, guarda, ti porto dai miei amici, tu stai zitto, di solo il tuo nome, perché se no mi fai fare brutta figura. Tu di solo il tuo nome, se no mi fai fare brutta figura. Esatto, penseranno che sei cieca, esatto. Quindi il timore e giudizio degli altri. Gli altri, guarda, che mi hanno detto, porca miseria, ma guarda che mi giungono voci che dicono tutti che sei proprio, diciamo, un incompetente in questo, in quell'altro. Ah, ma dicono tutti che sei un incompetente, dicono tutti che non sai fare un cazzo, dicono tutti che sei un incapace, perché loro temono, no, loro di fronte alla platea del pubblico vogliono apparire come the best in the world. E invece non devi farli apparire come the best in the world. E quindi utilizza l'ironia. Commenti ironici ma non offensivi vanno benissimo. No, utilizza commenti ironici ma non offensivi. Commenti ironici ma non offensivi. Per evidenziare le sue insicurezze. Senza sembrare apertamente aggressivi, non devi sembrare aggressivo o aggressiva, devi essere completamente, diciamo, come dire, devi essere tranquillo, fare commenti ironici, ad esempio, ah, mi sembri davvero preoccupato di quello che gli altri staranno pensando di te per come sei vestito. Questo è forte, perché non gli stai dicendo, ah, digli, mi sembri davvero preoccupato per come gli altri penseranno come sei vestito, oppure come sei vestita, più la vanità femminile, sei una narcisista, ah, mi sembri davvero preoccupata di cosa gli altri penseranno per come sei vestita, oppure, ah, mi sembri davvero preoccupato per come gli altri penseranno che sei ignorante, no? Cose di questo genere. Queste sono delle cose fondamentali, perché poi persone, diciamo, il narcisista poi racconta delle palle che non stanno né in cielo né in terra, no? Una caratteristica del narcisista è quella di raccontare delle palle che sono talmente evidenti, no? Che sono palle che nessuno, cioè tutti lo pigliano per il culo di quello di cui lui si vanta. Cioè, capite il paradosso del narcisista? Racconta delle balle talmente evidenti, con delle contraddizioni, no? Perché poi mette in atto un sacco di contraddizioni, no? Dice delle cose talmente evidenti, talmente le palle, talmente enormi, talmente evidenti il narcisista, che tutti gli altri lo pigliano per il culo e lui si vanta, lui o lei si vanta di quello di cui gli altri lo prendono per il culo, di quello di cui gli altri lo prendono per il culo il narcisista si vanta. E quindi piglialo pure per il culo, no? Piglialo pure per il culo. Questa caratteristica. Oh, salutiamo la nostra Giulietta. Salutiamo la nostra Giulietta. Il narcisista ha proprio questa caratteristica, no? Di gonfiare le cose, no? Se il narcisista, per dire, va a Cinisello Balsamo, come minimo ti dice che è andato a Dubai, no? Magari il narcisista ha fatto la gita fuori porta a Cinisello Balsamo e ti dice che ha preso l'aereo e è andato a Dubai nel castello. Racconta delle balle talmente assurde, no? Che non stanno né in cielo né in terra, no? Per cui tu praticamente devi gonfiare praticamente questa cosa, no? È ovvio che il narcisista, da questo punto di vista, sei arrivata tardi, Giulietta, e quindi
E questa è la cosa del vanitoso, no? Che viene preso per il culo, delle cose che gli altri si vantano fondamentalmente, no? Oppure devi fare anche delle domande indirette, fare domande che mettono in dubbio le loro affermazioni, no? Ma sei proprio sicuro a Dubai Bar di Cinisello Balsamo, esatto, a Dubai Bar di Cinisello Balsamo. E quindi praticamente fai domande, ad esempio, che mettono in dubbio le loro affermazioni, senza attaccarli direttamente, no? Dirgli delle frasi del tipo, ah, ma sei davvero sicuro che sia così? Ah, ma tu pensi davvero che sia così? Giulietta, te la devi risentire, te la devi risentire, Giulietta, te la devi risentire, vecchia. Ah, tra l'altro, tra 5 minuti c'è la live, devo chiudere adesso, perché a stretto giro c'ho la live sul canale Massimo Tramasco, quindi le 150 persone che mi stanno seguendo adesso, tra 10 minuti sul canale Massimo Tramasco c'è la nuova live. Quindi questo è fondamentale. E quindi Giulietta, ti voglio sul canale Massimo Tramasco. Agite in questo modo e vedrete che glielo buttate in quel posto. Attendiamo anche Don Matteo, attendiamo anche Patrizia Perotti tra 10 minuti circa sul canale Massimo Tramasco. Un saluto a tutti, perché mi è passato il tempo, cavolo, mi è passato il tempo. E non mi sono reso conto che quando sparo, diciamo, minchiate con Don Matteo, mi passa il tempo, non mi sono neanche reso conto che sono praticamente quasi le 7:30.